negli anni 70 il lupo era quasi del tutto scomparso, era estinto, erano rimasti pochi esemplari in questa sorta di roccaforte che era i grandi spazi dei Monti Sibillini. Poi grazie ad alcune condizioni favorevoli come lo spopolamento delle montagne, come l'immissione a scopo venatorio di alcuni animali che lui poi ha predato, grazie anche a una legislazione di tutela, il lupo ha trovato le condizioni per poter rioccupare i territori dove era scomparso. E quindi di generazione in generazione è risalito lungo l'Appennino, dai Monti Sibillini, ha percorso questa sorta di corridoio ecologico lungo la dorsale appenninica, che è di fatto una strada, una via, la via del lupo, larga qualche decina di chilometri, che arriva dall'Appennino centrale e arriva fino alle Alpi. Ed è un luogo straordinario da osservare. Intanto c'è questa presenza naturale molto forte, c'è questa riappropriazione della natura in questi territori che non sono montagna, alta montagna, ma neanche pianura, sono dei territori di mezzo, le colline, 800-900 metri, dove ci sono intere borgate ormai disabitate, dove i sentieri vengono riconquistati dalla vegetazione, dove gli antichi terrazzamenti per le coltivazioni scompaiono. Questo mondo vede il lupo come protagonista, come in cima alla catena trofica, e lui il sorta di nuovo padrone delle foreste e dell'ambiente. E legato al lupo dagli anni 70 a oggi ci sono storie molto interessanti, come la ricerca sull'etologia, sui comportamenti dell'animale, perché prima degli anni 70 non solo era in pericolo di vita il lupo, era praticamente sconosciuto, sembra strano, ma fino agli anni 70 del lupo si sapeva poco o nulla, solo ci si basava sul retaggio di antiche superstizioni. Persino gli zoologi, anche quelli famosi, Alessandro Ghigi per esempio, che è il fondatore della zoologia in Italia, relegava il lupo come all'ultimo posto dei suoi interessi, anzi addirittura sarebbe stato quasi meglio sterminarlo. E poi grazie allo studio di questi giovani intraprendenti, entusiasti, ricercatori ai primi degli anni 70, si è scoperto qualcosa di più del lupo. Via via si sono svolte delle ricerche, si è messo il primo radiocollare nel 1974 in questa sorta di epica quasi fondativa della nuova scienza, della nuova lupologia, soprattutto grazie all'intervento di questi zoologi come David Minch, Eric Zimmen, Luigi Boitani, che vivevano appartati in una capanna di tronchi, senza acqua, senza telefono, senza elettricità, per mesi e mesi sulle tracce di questo animale misterioso che piano piano è diventato sempre più conosciuto. Ma il lupo è interessante perché è anche un animale elusivo, si fa tanto parlare del lupo, ma di fatto nessuno lo vede, si sente la sua presenza ancora con una carica simbolica, come lo era stato un tempo, ma illuminato da una luce negativa, da una luce nera che relegava questo animale nel ruolo di simbolo del male, contrapposto all'agnello, al simbolo del bene. Ecco che il lupo torna a essere anche oggi il simbolo, ma soprattutto da una prospettiva cittadina, il simbolo di una natura in pericolo che deve essere salvata.